Praticamente per noi iniziano le vacanze natalizie. Ciao a tutti, qui è J-Land versione Natale, siamo in formazione completa. Il mio cappello a tre punte, il mio cappello, se non avesse tre punte, lui non fosse il mio cappello. Un italiano tra l'altro perfetto, ma voglio dire, cosa cavolo c'entra questo con il mio cappello a tre punte? Guarda che ti prendo il cappello, te lo tiro. A tre punte. Ecco, avete già visto, lui è in versione proprio ufficiale, quella da pirla. E poi c'è Iacaccione, chiaramente. Che grande Iacaccione, grande, grande Iacaccione. Ciao, ciao, ciao. Iacaccione. Ma quanto siamo dalla capolista? Meno 11, mi sembra. Ah no, meno 6. Ah no, il mio cappello a tre punte. Il mio cappello a tre punte, siamo là, tre punte, tre punte. Ho cercato la canzone, non avevo capito niente. Comunque, scusa, perché ti sei messo la maglia del Barcellona? Perché ieri il Barcellona è diventato campione del mondo. Ma tu c'hai sempre simpatie per il Barcellona, simpatie lì per il Catania, per il Palermo. Io non ho, guarda, devo dirti la verità, a me dopo la Juve c'è solo la Juve. Per te Walter? Juve solo Provercelli. Provercelli, vabbè, ma interessa che lui è nel CDA della Civile, Provercelli. Ma io ho solo la Juve. Non mi interessano le altre, per carità. Poi ma scusa, non ho odio per le altre squadre. Non ho simpatie. Perché gli altri verso di noi simpatie ne hanno zero, quindi. Scusami, fammi solo dire due cose, giusto per introdurre la giornata. Allora, prima di tutto Iacaccione è con noi, resta qui fino all'1:15 perché poi dopo deve andare via, vabbè, praticamente quasi tutta la trasmissione. Qui vedete come al solito i nostri indirizzi per poter twittare, mandarci le mail, eccetera. Vi do già la notizia che allora mercoledì non andiamo in onda da Milano, non ci sarà la trasmissione dalle 12 alle 13:45, ma ci sarà un mega happening di J-Land al pomeriggio dalle 16 alle 19 in diretta da videogruppo. Tutti quelli che potranno vederlo lo vedranno, se no sarà mandato in replica il giorno 24 su Top Calcio. Quindi chi se lo perde mercoledì se lo può rivedere in nazionale su Top Calcio dalle 16 alle 19. Sarà una puntata particolare perché incontreremo tanti amici, non saremo soltanto se verrà Iacaccione, non so se poi Numa, figura di prenderti una macchina per venire a Torino, non si degna mai, l'abbiamo invitato 100.000 volte, vedremo, quello a tre punti. Vabbè, invece Iacaccione dovrebbe esserci, no? Mercoledì fai un salto. In quelle tre ore ci saranno tanti amici, un happening, ovviamente bianco-nero, di amici che verrà a festeggiare con il Natale, anche perché mercoledì 23 dicembre verrà dato un annuncio importantissimo su J-Land. Però verrà dato un annuncio, adesso non diciamo niente. Veda, io quando vedo la mi emoziono. Quindi nel mondo io. Questa J non sarà soltanto il prossimo anno di J-Land. Quando io vedo la J nel mondo, mi emoziono. Comunque sappiate che dovete assolutamente sintonizzarvi o su videogruppo o su Torinao o il giorno dopo su Top Calcio, cioè il 23 e il 24, perché verrà dato un annuncio importante, vero Walter? Un annuncio fondamentale. Sì. Importante per only Juventini, soltanto per i gobbacci, soltanto per noi. Cioè gli altri non ci interessano, gli altri possono anche origliare, sentire, rimarranno male perché sarà un'iniziativa unica a livello nazionale e soprattutto unica per quello che riguarda la Juventus e i tifosi della Juve. Quindi state bene attenti, non perdetevi la puntata di mercoledì su videogruppo dalle ore 16 alle ore 19, 16-19 e il giorno dopo in replica su Top Calcio perché verrà dato un annuncio sconvolgente, vero? Vai. È vero, ok. Quando vedo la J, io mi emoziono, la J nel mondo, io vedo la J nel mondo. Benissimo, senti, ho iniziato con la musica di Frank Sinatra, Natale, ci abbiamo il nostro simbolo tutto. Scusa, natalizio, forse oggi avrei dovuto cominciare così però. Possiamo alzare?
Come non va? Sì che va. Sì che va, perché la regia è interista, perché la regia è interista. Sentiamo, oggi avrei dovuto iniziare così. Che cos'è questo? L'inno della Lazio. È l'inno della Lazio, perché noi vogliamo ringraziare prima di tutto i nostri amici. Il mio cappello a tre punte. Basta, però basta, e quando insisti cento. Allora, dobbiamo ringraziare prima di tutto Antonio Candreva. Perché Antonio Candreva è un ex Juventus. Io lo conobbi anche quando venne. Un ragazzo molto simpatico. Antonio Candreva, quindi grazie Antonio. Che c'è? Che c'è? No, no. Allora, prima di tutto Antonio Candreva, perché ci ha fatto due gol, si è ricordato di noi, no? Poi ringraziamo anche un altro juventino, Stefano Pioli. Lo vogliamo ringraziare, soprattutto gli vogliamo augurare di restare ancora sulla panchina della Lazio con la bella prestazione ma di io, ieri. Ma io voglio ringraziare Felipe Melo, che ieri ha fatto, Felipe Melo che ieri ha fatto fare il primo gol e il secondo gol. Comunque noi ringraziamo prevalentemente i nostri amici, gli ex della Lazio, perché si sono ricominciati. Mi mancava un gol di Matri, però ci ha pensato Antonio Candreva, quindi grazie. Grazie ai nostri ex juventini biancazzurri e grazie alla Lazio che ieri ci ha fatto questo inaspettato regalo di Natale, anche se devo dirvi la verità, ancora col cappello a tre punte, dai. La nostra astrologa Silvi, nell'ultima puntata. Grandissima, nell'ultima puntata. No, la saluto, piglio l'occasione per salutarla Silvana, perché è una persona Silvana, per bene, Silvana. Sì. La saluto preparata, sai cosa aveva detto Iacaccione? No. Nell'ultima puntata, presente Massimo Tadorni, l'abbiamo chiamata e lei ci ha detto: guardate, la Juve a Carpi vince, sicuro. Vi posso dire una cosa, che la Inter non vince con la Lazio e che ci sarà anche un rigore. Però alla fine l'ha beccata anche stavolta. Grande Silvana, grande buon Natale Silvana. Silvana tra l'altro sarà ospite di J-Land versione natalizia, non nella puntata del 23, quindi di mercoledì, perché ne facciamo due di puntate natalizie, una più natalizia e l'altra più capodannesca, diciamo, di fine d'anno. In quella di fine d'anno del 30, che poi verrà replicata il 31 tutto il calcio, Silvi darà tutte le previsioni per il campionato e per la stagione 2015-2016, praticamente come andrà la Juventus del 2016 e come andranno anche tutte le altre, quindi sintonizzatevi perché avrà l'oroscopo anche dell'Inter, la Fiorentina, del Napoli, della Roma, di tutte le nostre squadre, del Milan, di tutte le squadre inseguitrici, quindi a sentire, e poi soprattutto ci dirà anche come andrà la Champions, anche se nell'ultimo suo intervento cosa l'ha buttato lì? Già l'ha buttato lì e non è malvagio, non è negativo. Non è. Vabbè, comunque ci penseremo a suo tempo. Comunque, grazie Lazio, grazie Silvana. Cosa vuoi fare ancora? Ancora il cappello a tre punti? Cosa vuoi fare? No, cappello a tre punti. Sì. A tre punti. Il mio cappello. Sì. Se non avesse tre punti, lui non fosse il mio. Non sarebbe che fosse, non sarebbe, almeno l'italiano. Almeno non, almeno l'italiano. Salviamo. Sì, l'italiano. Sì, ma chi è che mi richiama che io non sono l'italiano? Ma te l'ho detto. Io a questo signore, te lo dico amichevolmente, Numa. Io a questo signore gli voglio dire che mio padre, contadino povero compagno in Sicilia, mi ha fatto studiare. Contadino povero compagno. Ma perché devi ricordare la tua vita? Mio papà mi ha fatto studiare, non mi sono potuto laureare perché non c'era i soldi. C'è la laurea, quella per la terza età, poi prenderla. Ciao Marcello, auguro a te, a Numa e a Iacaccione un sereno Natale, siete bravissimi, allegati, ti invio una divertente immagine di Massimiliano. Cos'è sta divertente? Ah, Massimiliano che ieri, aspetta, vediamo se riusciamo ad aprire. Eccolo qua, l'ira di Massimiliano, quando si toglie la giacca e diventa Hulk. Alla fine diventa Hulk. No, ma i vedove di Conte ieri sono stati accontentati perché Massimiliano ieri ha fatto una cosa che solo i grandi allenatori fanno. Vogliamo discutere un attimo di questo finale di partita. Inizio di partita col Carpi, finale di partita. Siamo entrati non tanto concentrati, Non mi sembra che siamo entrati tanto. Ma infatti tutto sport aveva detto lasciate i troller a Torino.
lasciati i trolley. A Torino? Con i trolley, trolley. I trolley? I trolley, i trolley, i trolley a Torino. Mi fai sbagliare anche a me se ti vengo io. Tu cosa ne pensi? Ieri eravamo un po', Ma non nel finale soprattutto. Ma secondo me non è che, non tutti, perché il primo gol è uscito perché Cuadrado ha fatto uno svarione, non puoi passare una palla a centrocampo, perdi la palla. Anche lui doveva essere. E poi strano. Bonucci non si può far saltare così. Esatto, Bonucci ieri ha iniziato male, finito era l'unico, peggio. Esatto. Bonucci ieri ha iniziato male, finito peggio. Ha fatto autocritica però su Twitter, Sì, immediatamente ha chiesto scusa, Però ha chiesto scusa a Bonucci. Non si può fare di un erba un fascio, perché se tu guardi poi tra Dybala, Mandzukic, Marchisio, Khedira, Pogba, ha giocato tutti benissimo, Evra, ha giocato tutti però, molto però bene. Devo dirti che nel finale mi sarei incavolato anch'io, perché abbiamo fatto il 3-2 e gliel'abbiamo regalato. Marcello, non c'era Bonucci, perché si è fatto saltare, ha fatto fare gol a Matre e ha fatto poi l'autorete. Infatti no, non ce la prendiamo anche con Bonucci. No, io me la prendo solo con lui, perché non si può dire che tutta la squadra non c'era. E vedi Marcello, la differenza fra me e gli altri. Io ieri ho visto la prestazione di Bonucci ai raggi X. Gli altri invece, di Filippo Melo, hanno detto che il calcio non è cosa per signorine, è cosa per... Noi gliel'avevamo detto di Filippo Melo. Guardate che Filippo Melo è uno che va via di testa. Ci hanno detto che invece Filippo Melo l'ha cambiato, che l'ha cambiato, no, scusa, che è diventato il perno del centrocampo. Ma scusa Marcello, te dispiace che sia andato lì? No, io no, anzi, che lo provano, cioè, che lo provino e se lo tengano. Voglio dire, se lo tengano. È un problema ma loro, ve lo regaliamo, no? Guarda, ma godetevelo, godetevi Filippo Melo. Ciao Marcello, ciao a tutti voi. Ieri Allegri spero abbia capito che il tutor sul campo per Rugani non può essere il farfallone Bonucci, ma deve essere Barzagli, e che lo faccia prima del Bayern. Cioè, dice, per insegnare a Rugani come stare in campo deve avere a fianco Barzagli e non Bonucci, dice il nostro amico Luciano. Poi abbiamo Loris che dice, cos'è che vuole Loris? Forza Juve, ma il concorso è ancora in corso? No, oggi concorsi non ne facciamo, oggi è l'ultima partita, l'ultimo concorso l'abbiamo fatto la scorsa settimana, abbiamo regalato l'ultima maglia al nostro amico Natale, che tra l'altro non si è ancora rimesso in contatto con noi, ha vinto la maglia ma non si è messo in contatto con noi, tra l'altro vado a vedere se c'è ancora la sua foto qua di Natale, eccolo qua, Natale Abate, ecco il vincitore del nostro ultimo concorso è lui, però Natale, non mandiamo in onda la foto per piacere, ecco lui se l'ha fatto la foto correttamente vicino all'albero con la tuta bianconera, però Natale devi farti vivo, se non ti fai vivo e non ci dai l'indirizzo, come facciamo a spedirti le maglie? Maglia che invece è stata spedita in Danimarca, è partita, arriverà presto, spero, Luca, e poi c'era il nostro amico Dienna, che anche lui ha vinto il pallone, firmato, e l'abbiamo regalato. Poi per quest'anno abbiamo chiuso, ricominceremo comunque il prossimo anno a regalare di nuovo maglie e palloni appena ricomincia il campionato, appena ricominciamo le nostre trasmissioni. Allora, leggiamo ancora una mail, oggi ho incominciato con le mail, così do un po' di spazio anche a tutti gli amici che ci mandano anche le cose. Dice Marcello Numa ha un passato da interista, ma non è vero, dice Pierpaolo dice che ha sentito sta storia che tu eri interista. Beh, è stato il direttore a farti sto danno, ti ha detto che eri interista, e vedi, guardate come si è incupito, ecco, non diciamo di più. Anche Buffon, vedi dietro lui Buffon che dice non è vero. Salve amici, volevo porvi una domanda, vista l'abilità di Marotta nel mercato italiano, cosa pensate di due acquisti come Bernardeschi e Saponara per il centrocampo? Ci sono possibilità reali di bloccare questi due talenti? No. Lo chiede Mattia. Forse di Saponara sì, Bernardeschi no. Bernardeschi che appartiene a quelli altri. Ma Bernardeschi appartiene ai calzolai lì, agli scarpare che gli hanno fatto gli hanno fatto il lavaggio al cervello, gli hanno fatto meglio lasciarlo lì. Lasciamolo alla Fiorentina. Andiamo su altri lasciamo giocatori. Lasciamo alla Fiorentina. Tanto va bene lo stesso, hai ragione. Poi ci scrive anche Gianni che dice Juve -3 ma Bonucci e Chiellini sempre peggio. Beh, Chiellini non mi è parso peggio, Chiellini non mi è parso. Chiellini è sempre Chiellini non mi è parso peggio, proprio per niente. E poi c'è il nostro poeta Francesco Ventimiglia che dice ci augura buon Natale a tutti, specialmente a tutti i juventini che siamo tanti. Buon Natale, trasmissione anche a Marcello, Cesare e Iacaccione, non dimentico pure la redazione di questa fantastica trasmissione. Buon Natale dal poeta juventino Francesco Ventimiglia, grazie, buon Natale anche a te. Noi andiamo in pubblicità e poi dopo rientriamo
perché in questi giorni siamo andati a fare un po' di auguri un po' dappertutto, no? Siamo andati in provincia di Bergamo, poi siamo andati anche a Vercelli, abbiamo dei video, i nostri J Christmas, e ce li guardiamo. Restate sintonizzati. Dicevano che Allegri stava buono, ieri sembrava Hulk, ci dice Anna. Ora tremate, la Juve non è mai morta. Guardate Mandzukic con la maglia, meno 3. Intanto c'è Walter che sta agendo su... Stai agendo su Twitter facendo auguri anche te. Esatto. Peccato. Ecco, adesso mi sono beccato via Caccione, ecco, sono entrato dentro la famiglia. Caccione, purtroppo. Allora, per me ieri l'ingresso in Lugano ha dato un segnale negativo, come se avessimo già vinto, dice Francesco. Perché? Gli risulta? Perché? Dice che quando siamo entrati. Io non la vedo così, io vedo che ha premiato un ragazzo che ha giocato bene in Coppa Italia sul 3-1, lo mette dentro per comunque dare magari spazio anche ad altri giocatori che hanno giocato meno. Assolutamente non lo vedo in maniera negativa, ma lo vedo in maniera positiva. Tabaccone! No. Tabaccone no. Oggi dice no, oggi Tabaccone difende, dice che noi stiamo sparando su Bonucci. Allora ditemi al volo almeno altri 5 più bravi di lui, non in Italia ma nel mondo. Ma guarda che Tabaccone. Allora, cioè, dobbiamo metterci però una volta d'accordo, Tabaccone. Giudichiamo la partita di noi ieri. Giudichiamo noi la partita di ieri. Non dire che scherzo. Ma veramente a volte voi mi sembrate veramente fuori. Ma non solo te, anche altri. Cioè, basta toccare un giocatore per dire ecco, come ti permetti di toccare... Facciamo delle critiche. Qui a Jaylen facciamo anche delle critiche. Se uno fa una pessima prestazione. Ieri Bonucci, secondo noi, ha fatto una pessima prestazione. Perché abbiamo preso il primo gol per colpa sua, il secondo gol l'ha fatto lui, il terzo gol stavamo per prenderlo sempre per una sua disattenzione. Ci permettiamo di dire, Bonni ieri non era in giornata. Lui stesso l'ha ammesso. Capita. Nessuno capita. Nessuno sta dicendo che Bonucci è una pippa, facciamolo fuori. Tabaccone, cerca un attimo anche tu, però, di capire cosa intendiamo dire. Ciao ragazzi, buon Natale a voi, a tutti gli juventinazzi. Massimiliano, il mostro mister, non vorrei che a Manchester... No, rimane qua. Non va a Manchester. Non va a Manchester, non va a Manchester. Pure Barzagli resterà alla Juventus e chiuderà la carriera alla Juventus. Germano invece dice Bonucci è stato distratto da Playboy. Sai che aveva fatto un'intervista. Sì. Ha bisogno di un po' di riposo. Buon Natale, felice anno nuovo. Sì, ma l'importante è che comunque siamo usciti con la vittoria ieri. Questa è la cosa fondamentale. Era meglio non fare... Non fare distrazioni di troppo, sarebbe stato meglio, però è finita 3-2, meglio così. Secondo me quelle distrazioni sono oro per i prossimi 3 mesi. Sì, perché anche Massimiliano ha ricordato la distrazione col Frosinone. Sì. Ricordiamoci che anche col Frosinone avevamo avuto la stessa distrazione e abbiamo poi preso l'ultimo gol all'ultimo minuto, quando lo meritavamo, perché il Frosinone avevamo preso anche 2 traverse, vi ricordate, Zazza? Sì. Permettetemi questa citazione, dice Stefano. Se Numa è interista, Cicciolina è vergine. Numa, uno di noi. Io guardo Jaylen. Stefano, vedi che c'è sempre qualcuno che ti difende. Poi c'è Strabene che dice: non pensate che Mandzukic ha avuto difficoltà all'inizio causa il caldo a cui non era abituato, con l'inverno è sbocciato. No. Causa infortuni. No, causa lui ha avuto degli infortuni, ma soprattutto lui è di stazza molto grossa. Sì. I giocatori con quella stazza, ricordatevi Bobo Vieri, ma lo stesso Llorente quanto ci mise a ingranare. Quei giocatori hanno bisogno, no, di allenarsi. Di rodarsi. Adesso è venuto fuori. Ma dove sono quelli che ci scrivevano era meglio Llorente? Dove sono? Era meglio Llorente, quando io e Via Caccione dicevamo Mandzukic c'è un campione d'Europa, vedrete che segnerà, vedrete che farà i gol. Dove erano? Tutti lì a dirci addosso, no, abbiamo preso un palo. E intanto adesso questo segna ogni partita. Mandzukic c'è un grande attaccante, è bravo Marotta ad averlo preso. Vi avevo detto... Sai nelle ultime 7 partite quanti gol ha fatto? 6. 6 gol. Poi ricordiamoci tutti i gol importanti che ha fatto. Vi avevo promesso che avremmo fatto vedere il nostro video J Christmas, i nostri auguri di Natale, che andiamo a fare un po' in giro per le città. Per le città, dove quelle più vicino a noi. Allora, siamo andati a trovare a Ghisalba. Ghisalba è una cittadina in provincia di Bergamo, nella bassa bergamasca, sulla strada per Cremona. Siamo andati in un oratorio dove ci sono tantissimi juventinazzi, gente che guarda Jaylen, ma soprattutto c'è lui, c'è il curato, Don Luca Martinelli, che non solo guarda sempre Jaylen, va spesso allo Juventus Stadium, è un grandissimo tifoso e
ha voluto anche mandare un messaggio a te. Ha voluto mandare un messaggio anche a te. Comunque guardiamo il nostro Jay Christmas da Ghisalba, dall'oratorio di Ghisalba. Eccolo qua, facciamolo partire. Pronti, via, vai! Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Buon Natale, Jay Len. Buon Natale. Festa della cristianità, noi andiamo in giro con Jay Len a festeggiarla un po' dappertutto. Oggi dove siamo venuti? Siamo venuti a Ghisalba. Dov'è Ghisalba? Sapete, a Bergamo. Bassa Bergamo, Bassa Bergamo, la parte più verso Cremona. Perché siamo venuti qua? Si spiega subito, no? Basta vedere l'albero, no? Abbiamo già capito. Qui è un covo di Juventinazzo, un oratorio di Juventinazzo con il curato Don Luca Martinelli, parente di... No, io non partire, spero. Niente. Don Luca Martinelli, che è Juventinazzo di lunga data, no? Da lontano 94. Da lontano, poi quanti anni hai? 31, quindi sei da 30. Da quanti anni? E quando mi si guarda di casa. Ecco, allora, Don Luca, qua l'educazione dei miei bambini è la religione. Porta a posto. Facciamo credere in Dio, perché in Gesù, Gesù bambino, Gesù grande, la Madonna, San Giuseppe, anche si tenta di far diventare la vita. Fede, la fede, e chi non vuole? Non è un problema. Non c'è ancora, non c'è, adesso dovrò mettere. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor. Tra un po' arriva, quasi ora, quasi ora. Sentimi, voleva venire qua anche il Numa, no? Il Numa è una persona molto devota. Il problema è che il Numa, l'ultima volta che l'abbiamo portato in un santuario, diciamo, a Padova, nella Basilica del Sacro, che è un santuario, l'abbiamo andato lì a pregare, lui è andato a Sant'Antonio e è andato a dirgli, a chiedergli la salute per tutti i giocatori della Juve. Difatti questa è stata una pandemia, cioè si sono infortunati. Cioè, come possiamo dire? Cosa avrà detto qualcosa di sbagliato a Sant'Antonio? Non pensi? Numa prega meglio. Numa prega meglio, capito? Numa, diglielo lì, Numa prega meglio. Numa prega meglio, poi mi raccomando quando vai lì, ma ti ascolta, mi sa, quando certo. Ti chiedi queste cose. Ti pregavi. Ti preghi per la Juve. Anche. Pregherai per i vincenti, stai già pregando. Speriamo. Non hai pregato però per il sorteggio, perché è andata malissimo. Va bene che... Va bene. Dobbiamo essere fiduciosi, fiduciosi, ottimisti. Credere! Sì. Dobbiamo credere. Bisogna credere. Fino alla fine. Fino alla fine. A Ghisalba c'è anche Franco che non tifa Juventus, tifa? Atalanta. Perché non tifi Juventus? Però mi dice Don Luca che tu sei uno che prevede, sei uno sei lo Stefanovo praticamente di Ghisalba. Allora, Juve-Bayern, chi vince? Bayern Monaco? Sì. Sicuro? Sì. Vince il Bayern Monaco? Sì, sicuro. Grazie Franco, siamo a posto. Grazie. Ho scoperto che quando vai a Jay Stanley, tu vai, sì, tanto va, quando Don Luca Martinelli va a vedere la Juve non perde mai. La Juve non perde mai. Un regalo di Natale, Don Luca. Vai a vedere Juve, vai a Monaco, ti prego, hai impegni in agenda, c'è l'agenda di miei, abbiamo impegni in teoria no. Puoi vedere se abbiamo impegni il 23, sono tutti sconsorti. Vedi un po' se c'è impegni il 23, vediamo un po', il 23 di febbraio. Adesso controlliamo. 23, vediamo a gennaio. Ecco, 23 questa settimana? Poi, andai con.
redazione, basta. È la redazione. E quindi il bollettino. E quindi puoi andare? Potrei. Dai, vai. Mi raccomando, vai, perché noi, se ci sei tu, è una garanzia. Se trovo bene. È una grande garanzia. Una grande garanzia. E adesso, aspetta i bambini. Adesso andiamo a vedere i bambini. Li catechizziamo. Li catechizziamo. Adesso andiamo con Don Luca, li mettiamo nero e li catechizziamo. Ok. Sentiamo se gli insegnamenti di Don Luca hanno avuto efficacia. Qual è la squadra più buona? La Juve! Come l'Inter? Carino! E Sandré mille panchine! Carino! Bravi ragazzi! Allora, qua abbiamo un ragazzo che si chiama Nico, aspetta un ragazzo che ha comprato anche i miei libri. Un ventinazzo vero, come avete vedere, perché chissà, tutti i ventini hanno la torre di Don Luca Agnolo. Lui ha un cuore nuovo, è stato subito un trapianto di cuore bianco-nero. Bianco-nero, che tu l'hai chiesto, bianco-nero. Com'è che stai? Bellissimo. Perché? Perché un cuore nuovo. Ma perché sei? Perché sei un ventinazzo, ai ventinazzi, quando ti trapiantano il cuore, diventano ancora più forti, grande, adesso ci facciamo il benvenuto natalizio con tutti i ragazzi e con Don Luca. Non abbiamo il Don Perignon, abbiamo però una bottiglia di Don Luca Gnon in onore di Luca, è anche sponsorizzata dall'impresa installazioni elettriche civili e industriali Ferrante. A lei anche un po' di pubblicità. Allegria, brindiamo. Il buon Natale, è che siamo nel 2016, fortunati, il 2016 della rivolta. Buon Natale, gente. Questo era il nostro Natale a Ghisalba, li salutiamo perché ci stanno guardando tutti. Hai sentito cosa ti ha detto il prete? Eh? Che va bene che tu sia devoto, però quando vai in chiesa devi pregare meglio. Hai capito? La preghiera è una cosa intima. Sì, ma dice che così devi concentrarti di più. Sì, ma è una cosa intima, personale. Beh, però lui dice, devi pregare meglio. Quando vai a chiedere quelle cose per la salute dei juventini, dei giocatori della Juve, devi chiederglielo meglio. Adesso sei arrabbiato. Oggi no, è una giornata. Arrabbio, cioè perché... Te l'ha detto un prete, no, che lo dico io, te l'ha detto lui. Poi ridi un po', mamma mia, stiamo a scherzare un pochettino tra è di noi. È triste, 15 giorni senza Juve dura. Mamma vero? Mia. 15 giorni senza Juventus. Cioè, dai, te l'ha detto un prete, ha fatto una battuta. Comunque ringraziamo gli amici di Ghisalba. Ciao Don Luca. Don Luca, Don Luca Gnò. Ci ha fatto bene, non aveva il Don Perignon, aveva il Don Luca Gnon, ce l'ha fatto bene. Loro ci guardano sempre, tra l'altro avete visto che bella chiesa che hanno? Sì, molto bella. Bellissima chiesa, e lui è il curato sia di quella chiesa sia del santuario della Madonna, che è lì vicino, ci ha portato anche a visitare, un bellissimo posto. Ritorneremo a Ghisalba a trovare i ragazzini. Ragazzini, avete sentito cosa hanno detto di Mister Mille Panchine? Un demonio! Hai sentito? Vai a dormire! A nonna! Anche i bambini spaventi! Cos'è Mister Mille Panchine? Un demonio! Vabbè, Peter, auguri Mister Sandré! Sì, auguri, che andando ci stanno parlando in negozio. Perché lui poi mi ha spiegato, vedi, che poi alla fine ci avevo azzeccato io. Lui in negozio vanno tutti lì a comprare la macchina e tutti si mettono a commentare, a dire... Gliel'hai detto a quello a Chirico, gliel'hai detto a quello al Numa, gliel'hai detto a quello agli Accaccione, a quei gobbi lì, e lui vende più vino, perché loro, questi vanno per commentare e comprano più vino, e lo sapevamo, grazie a noi, noi siamo la nostra, noi siamo la tua fortuna commerciale. Se non esistevamo noi, chissà cosa avresti mai fatto. Leggiamoci ancora un po' di Twitter. Marcello, hai fatto un video spettacolare. No, non sono io che ho fatto un video spettacolare, sono gli amici di Mondino Brothers, che vogliamo ancora ringraziare anche loro per il loro contributo. Tra poco ne avremo un altro, perché siamo andati anche a Vercelli, è venuto anche Iacaccione, quindi vedrete un altro Jay Crisman. Adesso andiamo in pubblicità. Che atmosfera, che atmosfera, Natale, ti senti più buono? Io sono buono. Oggi ti vedo molto incavolato. No, io sono buono. È Jordi che ti vedo. No, io sono buono. Anche ieri è partita la partita col Carpi, eri nervoso. Poi ti sei disteso dopo i gol.
Ma perché, Marci, è perché io amo il calcio, e pure ho capito, ma però, è pure, però bisogna essere più io se oggi ho indosso io non ho mica temuto dopo l'1-0, ma io ti dico, ma neanche io ti, non c'ero, tra l'altro ero in bagno, ieri ero l'1-0. Io ti dico, oggi io indosso la maglia del Barcellona perché ieri ho visto 20 minuti del Barcellona, ma quello è il calcio. E poi ieri sera ti trovo, prima il Milan che faceva piangere, poi l'Inter, ma poi cosa? Filipe Melo, ma è giocatore di calcio questo qui, e mi arrabbio che li difendono, ma che tipo di tifosi sono? È gente che non ama il calcio, e allora è tutto, mi amareggia, io te lo dico chiaro, mi amareggia. Oh, in questo momento c'è arrivato anche, però qua abbiamo un po' troppe mail, si sta intasando un po' il nostro computer. Qualche selfie? No, c'è, adesso rimettiamo, ne sono arrivati tantissimi. Lele Angeli, il nostro amico Lele Angeli, che tra l'altro Lele Angeli parteciperà al nostro happening di mercoledì 23, verrà appositamente da Bergamo. Ci ha mandato una meme, perché è stato squalificato per 8 anni Michel Platini. Sì. Lui a quel punto ha fatto la meme con Michel disteso dopo il gol famoso, quello lì contro l'Independiente. No, contro l'Argentino Juniors. Commenti anti-Juve in 3, 2, 1. Dice, perché non staranno aspettando altro, no? Quindi adesso incominceranno ad arrivare tutti i commenti anti-Juve, perché ritengono che Michel sia juventino e quindi se la prenderanno con lui. Allora, andiamo a leggere un po' di mail. Il Melo, dice Antonio Juventinazzi, il Melo sta dando i suoi frutti. Certo. Fino alla fine, forza Juventus. Ma lo deve far giocare ogni domenica, ora, perché ora lo squalificheranno a Filipe Melo 2-3 domeniche, ma poi immediatamente, finita la squalifica, lo deve far giocare. Perché finché c'è Filipe Melo in campo è una garanzia per tutte le altre squadre. Allora, andiamo a vederci un po' di video, vai, no? Che molti sono arrivati subito dopo la partita della Lazio di ieri, la vittoria della Lazio ieri contro l'Inter. Qui c'è Lorenzo che ci manda il suo video, vediamo il video di Lorenzo che si è messo tra l'altro la maglia del Bayern Monaco. Vediamo Lorenzo. Scusa! Aspetta che rientro. No, rientro, perché purtroppo qua, sì, se non faccio tutto io, che tolgo tutto, qui non si può fare mai niente. Togli tutto. Aspetta che tolgo la musica, tolgo tutto così, eccolo qua. Aspetta Lorenzo, lo rimettiamo, eccolo qua. Scusate, ma sono incidenti tecnici. Lorenzo, via. Ciao Marcello, ciao a tutti i fratelli bianconeri, ciao a tutti i tuoi ospiti. Sto facendo un commento post-Inter Lazio. Troppo contento, sto godendo come un riccio. E andiamo, Filipe Melo. Siamo a 3 punti dalla capolista. Sento i loro commenti che continuano a dire: salutate la capolista. Va bene, ciao cacche e buon Natale. Stiamo arrivando. L'Epifania, tutte le feste porta via. Non si sa mai che porta via anche il primo posto. Attenzione, attenzione. Ci sono anche persone che dicono Piacentini, credo che si chiami, ha detto che non hanno perso 3 punti ma 1 punto perché stavano pareggiando. Ma la Juve ne ha guadagnati 3 sull'Inter. Non mi tornano i conti. Questi sono i soliti ragionamenti all'interista. Ai 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 Piacentini. Comunque, voi godete solo perché noi abbiamo beccato il Bayern Monaco. Ma noi, io perlomeno, non lo temo, anzi, dobbiamo passare dalla Germania per andarci a prendere la coppa, se mai dovessimo meritarla. Perché poi alla fine questa maglia ci toglieremo e sempre la Juve tiferemo. Ciao capolista, buon Natale! E questa era Lorenzo, non, però non ti spingere troppo oltre, Lorenzo, non devi, cioè cerchiamo di rispettarli anche, noi li prendiamo in giro, i tifosi dell'Inter, del Milan, di tutte le altre squadre, ma però non, sì, per, sì, no, no,
No, perché lui ha usato un aggettivo quando ha fatto il saluto alla capolista, per favore, no, perché poi dopo, giustamente, poi si arrabbiano, non andiamo troppo sullo scurrile, prendiamolo in giro in maniera simpatica, giusto? Cioè, sì, Poi, allora, ne abbiamo ancora tantissimi altri, andiamo a vedere adesso... Beh, poteva mancare Luca d'Arezzo dopo Inter-Lazio, direi proprio di no. Allora a questo punto lo andiamo a sentire. Luca d'Arezzo, un nostro amatissimo fan, cioè è uno che ogni volta ci manda il suo video. Eccolo qua, Luca d'Arezzo, vai. Come prima cosa vorrei iniziare con il mio basta ai tifosi incontentabili. È vero che abbiamo rischiato di pareggiare una partita già vinta. Però dobbiamo pensare a quello che si è fatto nelle ultime 7 giornate, ovvero 21 punti. 20 punti tra l'altro incorniciati da una risalita in classifica fino a qualche settimana fa insperata. Infatti come vedi ho preparato la mia tabellina con la classifica dove eravamo alla 10ª giornata, che eravamo a 6 punti dalla zona Europa League e ora abbiamo azzerato il distacco. Eravamo a 8 punti dalla zona Champions, ora siamo solamente a 2 punti e grazie alla sconfitta dei prescritti siamo passati dai 9 punti della 10ª giornata a solamente 3 punti di distacco ad oggi. In queste settimane abbiamo recuperato ben 7 punti al Napoli, 7 punti alla Fiorentina, 12 punti alla Roma, 9 punti al Milan e 6 punti all'Inter. Niente, ieri è stata buttata la croce addosso a Bonucci. È vero che dai suoi errori sono scaturiti tutti i pericoli del Carpi, però bisogna ragionare la squadra e la squadra è riuscita a portare a casa 3 punti fondamentali. Semmai l'unico rimprovero che posso fare a Bonucci è quello di aver provocato la rottura della giacca del nostro mister Allegri, ma con un buon start risolveremo anche questo problema. Per il resto che dire, tutto bene, Mandzukic continua a segnare e con continuità e tutta la squadra mi sembra quella di sempre. Ora c'è un po' di meritato riposo per la nostra squadra che ha fatto una lunga rincorsa per arrivare ai posti che ci competono e poi da gennaio ripartiremo a mille da dove siamo rimasti praticamente. Detto questo che dire, vorrei fare un saluto a tutti voi dello staff e augurarvi naturalmente un felice Natale a voi e alle vostre famiglie. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Fino alla fine, forza Juventus. Poi la canzoncina natalizia, auguri, Luca. Auguri, e auguri. Poi adesso andiamo a sentirci invece Dino il pianista. Potevamo, anche lui ce la manda tutte le volte il suo messaggio. Vediamo che cosa ci ha detto Dino dopo la vittoria di ieri a Carpi e la sconfitta dell'Inter contro la Lazio. Si è anche vestito lui da Babbo Natale. Ecco Dino. Marcello carissimo, amici di J-Land, oggi andiamo alla grande. Scusate se oggi ho un abbigliamento un po' particolare perché è passato in anticipo Babbo Natale. Marcello mi ha portato un regalo, sai, e non dovevo aprirlo, però cosa vuoi, è arrivato lì il regalo sotto l'albero. Stamattina mi sono svegliato, l'ho aperto. Sai cosa ho trovato, Marcello? Ti faccio vedere cosa ho trovato, fantastico, il regalo più bello, guarda, che potessi trovare. Guarda che meraviglia, una candreva più grande e una candreva più piccola, due candreve, incredibile, è un regalo meraviglioso, ma non me l'aspettavo, candreva, due candreve, la profezia va avanti, Marcello, io te l'avevo detto, la profezia, guarda che hai i video passati, 10 vittorie consecutive, stiamo tornando. Comunque Marcello, stiamo andando alla grandissima, ormai per loro siamo dei fantasmi, i fantasmi stanno tornando, ora ci sognano di notte, no? Per cui, per chiudere questo collegamento, sai cosa ti dico Marcello? The Phantom of the Opera is back inside your mind. I fantasmi sono tornati, Marcello. Un abbraccio a tutti, carissimi amici di J-Land. Da vostro Dino, il pianista, forza magica, Juve! Grande,
Grande Dino che canta, suona, fa di tutto. Bravissimo. Tanti auguri anche a te, al tuo bambino, a tua moglie. Mandaci sempre i tuoi video. Tra l'altro anche questo video lo faremo vedere anche magari il 23, visto che saremo lì a gozzovigliare tutti insieme al nostro rapping. Ve lo ricordo, il 23 pomeriggio dalle 16 alle 18 non va in onda J-Land al mercoledì dalle 12 alle 13.45, ma dalle 16 alle 18 ci sarà anche Iacaccione. Numa adesso si è anche alzato. Dove è andato Numa? Numa è andato a ringraziare Candreva o Cadrega o che sia. Ho capito. Vabbè, intanto ci saremo tutti, quindi dicevo, per mercoledì pomeriggio per il grande happening su Videogruppo, che poi verrà trasmesso in replica anche su Top Calcio il giorno dopo. Andiamo in pubblicità e poi dopo ci vediamo ancora, perché sono arrivati una marea di Twitter, ma anche di selfie, quindi ci leggiamo un po' di Twitter, ci leggiamo anche un po' di mail e ci vediamo ancora un po' di selfie. Restate con noi. Chiudono. Eccoci ancora qua in diretta, ci restiamo ancora per un'ora circa. Allora, Rossella ci fa gli auguri a tutti e dice anche Gufi, tremate, stiamo arrivati. Io il consiglio l'ho dato, si sono incavolati per la mia filastrocca, quella lì, il mio regalati un pitale per Natale, si sono arrabbiati, mi sono arrivate un mucchio di mail abbastanza incavolate sia su Facebook, perché non li trovano più forse non trovano più pitali, forse non trovano più pitali, che è una roba che usavano i nostri nonni, ma in genere ho visto che li vendono ancora, quelli in plastica li usano ancora, quindi io ne approfitterò. Fatene buon uso, soprattutto ascoltate il nostro consiglio, perché vi servirà. Altro che dopo che avevamo visto il sorteggio col Bayer, adesso serve a te. Noi andiamo a giocarci intanto col Bayer, voi no. E poi vediamo come finisce. Quello che adesso per il momento eravate a meno 9, quanto ne avevamo? Più 9 di punti, più 9, l'ha fatto vedere prima Lorenzo, no? Anzi, alla Luca, decima. Luca. Guarda che noi siamo arrivati a 11 punti dalla vetta. Esatto. Noi eravamo anche a 11 punti. Eravamo in e mi ricordo benissimo cosa si diceva al mese di ottobre sulla Juventus. Eravamo in Serie B come dice Marchiello. Ma poi ti ricordi quando noi leggevamo la classifica e dicevamo fatevi la foto, ce l'avete la foto della Juve a 0 punti? Ecco, tenetevela lì, a Natale ve la guardate, così perlomeno tornate a gioire, perché se no se guardate la classifica adesso magari incominciate a preoccuparvi, proprio il per questo noi a 3 punti. A 3 punti il mio cappello. Sai che è arrivato un Twitter che mi chiede: ma perché la maglia del Barcellona? Perché io amo il calcio e ieri il Barcellona è diventato campione del mondo e Messi mi ha fatto vedere un calcio che mi ha divertito. E allora oggi faccio un omaggio a quella squadra. Poi tra l'altro sempre lo stesso nostro amico Alessandro mi sa, ci chiede anche: ma perché l'altro Lorenzo con la maglia del Bayern? Ma era una parodia, lo faceva per ridere, forse non hai seguito bene, perché dice: ma cos'è, uno scherzo? No, non è che ci mettiamo le maglie del Barcellona, del Bayern, che siamo diventati tifosi del Barcellona. Era una parodia, lui lo dice perché si è messa la maglia del Barcellona perché apprezza, dice, il calcio, gli piace Messi, e si è messa la maglietta, ecco, ce n'è anche. Pompiglio numero uno. È personalizzata, questa me la comprate. Ma noi rimaniamo tutti juventinazzi, non ti preoccupare. Questa mattina era una goduria, dice Andrea, sentire gli interisti depressi, così il Natale. Il Natale è più bello. Ma sono a 3 punti ancora. Questa rimonta esplica il significato di fino alla fine. Non è solo uno slogan, la Juve se la gioca sempre fino all'ultimo millimetro. Poi Simone, salve a tutti, ma la Juve per il nuovo anno ci farà il regalo a noi juventini di mandare via Hernanes? Ma non so se, cioè, mi sa che resta, ma Hernanes resta, gennaio resta. No? Chi lo prende? Chi lo prende, punto. Chi lo vuole? Ci ringrazia Don Luca Martinelli che ci ha guardato da Ghisalba, e dice: grazie a te, Numa, ti aspetto. Numa, ti aspetto. Franco ne ha azzeccate 2/3 per ora, auguri a lui che fa 62 anni, Franco è lo Stefanovo di Ghisalba. Poi Andrea, purtroppo oggi Betteca fa 62 anni. Tanti auguri, tanti auguri per la Bianca, tanti auguri, uno dei più grandi giocatori che hanno indossato la nostra maglia. Purtroppo la mente di più di qualcuno è limitata, non possiamo farci nulla, però non capisco, vabbè, una conversazione però questa. Allora, Michele
invece dice oggi il tridente è completo, cioè noi tre, cosa ne pensate sul possibile addio di Evra? No. Non va via Evra, ma non date retta a tutto, era come la storia lì di Guarin che veniva a gennaio, non date retta a tutto. Ieri ho letto su Facebook che già vedevano i camion che portavano via le masserizie di trasloco. Ma ragazzi, poi arrivano auguri di buone feste anche da Luna, che dice buone feste a tutti voi, ricordate sempre Forza Juve, non c'è problema, questo ce lo ricorderemo sempre. Vera che dice ma ieri è stata la notte del melo mannaro, e Federica invece ricorda, adesso Federica, se tu mandi questi tweet poi Numa si arrabbia, guarda che si arrabbia, vuoi che te lo leggo, vedi che sì, guarda già la postura del Numa, quando si mette in postura così con questo grugno già è pronto che si incava. Sai cosa ti sta dicendo? Federica dice io vorrei che Numa ci facesse le scuse ufficiali perché aveva definito per mesi Paracarro e non giocatore da Juve Mandzukic, è vero? Dunque io intanto non l'ho definito mai Paracarro, però fra Mandzukic e Morata, cioè, evidentemente che preferisco Morata perché è più tecnico, perché è più... Cioè io non l'ho mai definito Paracarro, però mentre Morata non torna a dare una mano a centrocampo, io avevo definito Mandzukic pippa, tra virgolette, perché una pippa che torna a centrocampo a dare una mano, io lo preferisco a uno che Morata non torna a dare una mano. Insomma, ultimamente è tornato. Sì, torna pure lui, ma torna Marcello. E torna poco. Io so solo che io e Iacaccione Manzu, che ci avevamo detto fin dall'inizio, sì, era un ottimo acquisto che avrebbe dato i suoi risultati, e i risultati li stiamo avendo. E ricordate che anche quando segnava poco all'inizio, ha sempre fatto gol pesanti sì, a Manchester City, in Supercoppa. Cioè, un gol importante ha sempre fatto. Ma non c'è, e ancora ultimamente, la partita con la Fiorentina l'ha poi decisa lui, Signore, voi mi perdoniate. Ancora ieri ha pareggiato e portato in vantaggio la Juve. Cioè, voi mi perdonatemi, io sono fermo a Trezeguet, il quale Trezeguet come essere umano non mi interessa, ma come calciatore mi faceva impazzire. Juventinazzi, continuiamo così, alla fine vedremo chi riderà. Adesso godiamoci le feste fino alla fine, forza certo, di questo Giovanni. Buon Natale. Il mio cappello a tre punte, il mio cappello. Dan Collins invece mi ricorda, dice, ti ricordi la battuta che hai fatto sui francobolli, ma rivolta a Michel Platini? Qual è la battuta dei francobolli di Michel Platini? Non me la ricordo. Dice, adesso manco se ti compri la tabaccheria intera. Non ricordo la battuta sui francobolli, scusami Dan. Alessandro invece dice, Felipe Melo vuole fare il gattuso della situazione, e poi si sveglia tutto sudato e si rende conto che è solo una pippa. Andrea Brandolini, se Melo fosse stato nella Juve con quel fallaccio, questa è un'osservazione giusta, se Melo fosse stato ancora giocatore della Juventus con quel fallaccio, quello stamattina il giornale fa la mossa di karate, no? Con quel fallaccio su Biglia stamattina apri il giornale. Ma stamattina io i giornali l'ho aperti, dice Andrea, e ho guardato, ma non ho sentito nulla. Non ho sentito nulla, va bene sempre. Comunque io qui devo fare pubblicità a Radio Sportiva. Ho sentito diecine e diecine di persone, diecine e diecine di persone che telefonavano fuori dai gangheri, milanisti, juventini, interisti, contro Melo, e Filippo Grassia gli ha detto chiaro e tonto, Mancini non può far giocare Medella, Filippo e Melo a centrocampo, o uno o l'altro devono giocare. Ecco, mentre invece Eugenio ci dice, che non è Eugenio Le Mondino Brasi, è Eugenio 66, dice ragazzi, dopo la sfuriata del mister vedrete che a gennaio non ci sarà solo carota ma anche bastone, come si dice da noi in Abruzzo, mazza e pannel, fan le fie bel, no, grande no, Max, bravo, Eugenio, bella, mazza e pannel, fan le fie bel, molto bene. Ma ieri più e certo, i gol sono belli perché ti permettono, ma quella incazzatura che tra virgolette la parola pesante, cioè, che ha dato un segnale chiaro alla squadra. Ieri Massimiliano Allegri ha dato un segnale chiaro alla squadra.
padre, ma chiaro che è più chiaro di così. Ci vediamo un po' di selfie? Ci vediamo un po' di selfie. Ne vediamoci, dai. È la gente che fa la trasmissione. Certo. Stefano Nix, ce ne manda uno anche lui. L'avrò tolto la musica? No, non l'ho tolta, adesso la levo. Eccola qua. Stefano Nix, nostro paracadutista. Ci ha mandato il suo video natalizio. Guarda. Il filosofio oggi è stato diverso. Grande Stefano, grande, grande Stefano, io guardo Jayland e si è buttato auguri. Per noi, è un vero juventinazzo, stiamo auguri. Aspettando sempre, auguri, stiamo aspettando che Postman no, si no. getti, ma vai se lo devo vedere a tre figli. A Stefano Nix, a tre figli, che qua. Va bene, senti, andiamo in pubblicità, ritorniamo e poi andiamo a vederci un altro Jay sì. Christmas, questa volta a Vercelli, restate qua. Rieccoci in diretta, allora sono le 13.01, abbiamo ancora un 40 minuti da stare insieme. Io direi, andiamo a vederci velocemente ancora dei selfie che sono arrivati da, dai nostri amici. La gente da casa fa questa trasmissione. E Marcello, fai vedere i selfie. Il mio cappello a tre punti. Che casino che fai. Allora, Roberto da Garbagnate, lo ricordate che era venuto qua sì. a prendere la maglietta? Chiellini, ecco, ci ha mandato, basta. Mandiamo Roby da Garbagnate che ci ha fatto il suo video selfie dopo Lazio-Inter e dopo Carpi-Juve. Eccolo qua. Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Jayland. Allora, Carpi 2, Juventus 3. Partita iniziata in salita, il gol di Boriello, il gol dell'ex ci ha messo un pochettino in difficoltà all'inizio, ma abbiamo reagito subito, abbiamo schiacciato subito il Cagliari, siamo riusciti a pareggiare quasi immediatamente con Mario Mandzukic che sta diventando sempre più determinante e sempre più puntuale in zona gol, cosa che ci serviva come il pane, visto che all'inizio la nostra principale difficoltà era proprio trovare la via della rete. Dopo la partita si è messa bene perché Mandzukic è riuscito a raddoppiare. Nel secondo tempo Pogba ha trovato il gol del 3-0, 3-1, scusate, sembrava una partita chiusa fino ai due minuti finali dove Bonucci prima fa l'autorete, poi in collaborazione anche con Marchisio perdono una palla velenosa dove arriva Lollo che cicca davanti a Buffon rischiando veramente di fare 3-3. La cosa che voglio dire è non andiamo addosso troppo ai giocatori, c'è da dire che Bonucci non è nuovo, cioè tutto l'anno che ogni tanto si fa prendere dalla mania di fare e ogni tanto perde contatto con quello che con quello che deve fare, insomma, quelli che è difendere. Ma io voglio dire solo una cosa: veniamo da 7 vittorie consecutive più la qualificazione in Coppa Italia, è da ottobre che non perdiamo in campionato, che non perdiamo punti in campionato, ed è da parte Siviglia a parte, dove è vero ci è capitato il Bayern Monaco per colpa di quella partita, ma se andiamo a vedere eravamo già qualificati, poteva anche interessarci poco la partita.
è dalla partita con, di Siviglia che la squadra sta andando al massimo. Un piccolo calo di concentrazione col Carpi non si giustifica, ma si può capire. Dico solo questo. La rabbia del mister ci fa ben sperare, perché vuol dire che il gruppo è carico e anche il mister lo ha. Ragazzi, io vi faccio i migliori auguri di un buon Natale e di un buon anno nuovo, di buone feste, passatele bene, passatele in famiglia, siete tutti più buoni, come dice il proverbio, che a Natale siamo tutti più buoni. E niente, noi ci sentiamo con l'anno nuovo, fino alla fine, forza Juventus. Molto, anche lui si è arrabbiato con Bonucci, ha detto non si può essere deconcentrati così. Ma per la partita di ieri. Per la partita di ieri, Tabaccone arriva. Voglio solo dirti, Roberto, ricordati quando ti fai i tuoi video, la luce. Mettiti una luce, non puoi venire accendi le luci, o vai a farle all'aperto. Paga l'Enel! Paga l'Enel! L'Enel lo pagherà sicuro, però dico, fatelo con qualche, perché se no non ti si vede, mentre invece si vede come Michael lo si vede come, aspetta, devo forse togliere ancora la musica? Eccola qua. Il mio cappello a tre punte. Basta, quanto me la stai menando. Michael da Verona, veloce, dai, eccolo qua. Stiamo arrivando, Milano. Ciao Marcello, un saluto a te, al Pompi, al Iacaccione, sempre grandi. E fino alla fine, Marcello, forza Juve, dai che arriviamo a prenderli, dai, forza Juve! Mamma mia, sembrava un ciao Michael. Grande Juventinazzo, lui sì che ci crede sempre, ci ha sempre creduto. Stefano ci ricorda, per non dimenticare, un articolo della Gazzetta, ce l'ha pubblicato qua, ci ha fatto lo screenshot, per non dimenticare, ma il 2002 non ha insegnato nulla, leggilo per favore. Juve, ciao Scudetto a ottobre, nessun leader e pochi gol. Bravo Stefano. Sì. Molto bene, grande, sì, la Gazzetta non si smentisce mai. Dobbiamo fare gli auguri a Dino Zoff, che è stato dimesso dall'ospedale. Grande Juventino, Dino, auguri, buon Natale, Dino, buon Natale, Dino, grande Dino. E intanto ci vediamo anche Maurizio, che ci ha mandato al volo il suo selfie. Sentiamo un attimo, aspetta, e qui c'è Lele Angeli che intanto sta twittando, devo levarlo. Allora, ecco qua, Michele, sentiamolo. Ciao Marcello, ciao Pompilio e anche il nostro Iacaccione. Cosa dire, cari amici? Ha segnato il nostro Marione. Sento adesso da lontano la paura azzurro-nera. State attenti, intertristi, questa Juve è quella vera. Piano piano affari spenti, le partite ne vinciamo. Voi stringete tutti i denti, che fra poco arriviamo. Ciao Marcello, forza Goba! Ciao Michele, noi ci crediamo. Bravo. Come te. Poi qua invece c'è, chi sono questi? Sacarunz? Ciao Marcello, noi festeggiamo la nostra grande rimonta. Ah, si sono fatti la torta della Juve, bello. Eccoli qua, che si sono fatti la torta della Juve. Poi arriva Antonio e dice, da incorniciare la prestazione del principino con quel lancio alla Pirlo per Pogba, vero, numero uno unico lo è solo Marchisio. Poi Fiorenzo. Sì, vabbè, lasciamo perdere questo qui. Guarda, visto che ci ha insultato, facciamo una bella cosa. Ti blocchiamo, così almeno vai a insultare qualcun altro. Marcello, non serve il trequartista top contro il Bayern. Col 3-5-2 faremo la fine di 3 anni fa. In Europa serve la difesa a 4. Ma stiamo già a vedere come dobbiamo giocare col Bayern. Ma febbraio! Ma siete tutti tecnici che sapete sempre tutti. No, Massimiliano Allegri, l'avete definito un povero tapino che non sapeva fare nulla. Ci ha riportati di nuovo. Allora, ci ha portati già agli ottavi, ci ha portati, va bene, saremo col Bayern Monaco, ma intanto siamo andati agli ottavi, siamo ritornati a 3 punti dalla capolista, siamo ai quarti di finale della Coppa Italia dopo aver battuto 4-0 il Torino, e ancora criticate, mandate voi a fare il corso di Coverciano e poi vi presentate alla sede della Juve e dite, io sono più bravo di Massimiliano Allegri, prendete me, così dopo vi testiamo. Avevo detto dei video, vado ancora a vedere prima di quello di Vercelli, che lo tengo proprio, il botto finale, anche il nostro amico Michele da
Napoli, che chiaramente non poteva mancare. A Napoli, oggi, eccolo qua, Michele, che a Napoli è difficile. Eccolo qua. Michele, Lune, buongiorno, un abbraccio a te, ai tuoi ospiti in studio e agli amici di J-Land che seguono la trasmissione da casa. Carpi Juve 2-3, la Juve suona la settima. Marcello, che dire, io ti faccio i complimenti perché tu sei stato tra quelli che quando la Juve viaggiava in 14ª posizione ed alcuni tifosi dicevano sembra la Juve di Ferrara, di Del Neri, tu dicevi sempre ma no, state tranquilli che questa Juve davvero ha quella media, però i calciatori ci sono, è tutt'altra cosa, vedi che è così. Marcello, io ero fiducioso in parte, però tu ci hai sempre creduto, ci hai sempre dato la fiducia, quindi ti ringrazio davvero, sei uno juventinazzo doc, davvero number one, complimenti a te. Oggi mi voglio soffermare sui singoli, in particolar modo Mandzukic, io più volte l'ho criticato all'inizio dell'anno, invece Marcello, tutti quanti sbagliamo, Mandzukic davvero si sta rivelando un campione, in area di rigore non ha rivali, abbatte tutti e fa gol, insomma, addirittura l'ho visto rientrare sul 3-1 nella nostra area di rigore, un campionissimo, va bene così. Mi voglio soffermare anche su Bonucci, è vero, ieri ci ha fatto penare, è incappato in una sua giornata storta, ogni tanto gli capita, però giù le mani da Bonni, che è un juventinazzo vero ed è un punto di forza e non si discute. E poi sul nostro grande Massimiliano, che ieri ha fatto ricredere addirittura i nostalgici di Conte con quel suo atteggiamento all'ultimo minuto, si è tolto il cappotto, la giacca, tutto, grande Massimiliano. Marcello, vi faccio tantissimi auguri di buon Natale a tutta la redazione di J-Land e tutti i tifosi juventinazzi, grazie sempre della possibilità che ci date e di aver reso questa trasmissione la nostra trasmissione. Buon Natale e forza Juve, yamia alla Befana, ciao! Yamia, grande, ti ringrazio per tutti i complimenti che mi hai fatto e che hai fatto alla trasmissione. Tra l'altro voglio appunto ricordarti, rimani sintonizzato anche te mercoledì 23 e eventualmente se non ci vedi da Napoli su Torino il 23, puoi rivederci su Top Calcio il 24 in replica dalle 16 alle 19, perché daremo un grande annuncio per tutti, una grandissima iniziativa di Mediapason per volontà del nostro direttore Fabio Ravezzani, si farà una cosa grandiosa, una cosa succederà nel 2016, una cosa grandiosa, e dovete essere voi i primi a saperlo, quindi sintonizzatevi mercoledì. Faccio ancora vedere, scusami, prima di andare a Vercelli, perché il video è bello ed è lungo. Io poi vado, quindi non lo vedo. Come? No, io l'una e quarto vado via, t'ho detto. Allora andiamo prima in pubblicità e così te lo vedi anche, certo, te in pubblicità, così almeno te lo faccio vedere. E 12, ancora mezz'ora con noi, vi avevo detto che siamo andati prima a Ghisalba a fare gli auguri, poi siamo andati insieme a Walter in un locale di veri juventinazzi doc che c'è a Vercelli. Devo dire la verità che ve l'ha fatto scoprire lui, ma poi sono diventato amico anch'io, ve lo frequento anch'io e vi invito anche a voi, se siete da Vercelli, ad andare in questo ristorante dove si mangia benissimo, soprattutto tutti i juventini, si possono anche incontrare a volte dei personaggi famosi. E adesso vi vediamo, guardiamoci insieme il J. Crisman fatto al giardinetto di Vercelli. Eccoci. Ho, ho, ho. J. Crisman questa volta è Vercelli, non è una meta casuale, è, come avete visto, il ristorante Il Giardinetto, che è un punto di riferimento per tutti i tifosi della Juventus, i veri juventinazzi, anche perché è gestito da una famiglia di quasi, perché ci sono sempre le pecore rossonere anche in famiglia, quasi tutti juventini. Entriamo dentro. It's beginning to look a lot like Christmas. È nel cuore di juventinazzi veri di Vercelli, Il Giardinetto,
Qual è il cliente doc juventino che possiamo trovare qua dentro? Chi è? Eccomi qua! Iacaccione! Iacaccione! Giuventinazzo! Perché vieni qua, Iacaccione? Perché questo è il locale per eccellenza Vercelli degli juventini. Tu devi sapere che io, l'ultima finale che abbiamo vinto della Champions League, Coppa dei Campioni, l'ho vista con il mio amico Graziano! Eccolo qua! Giuventinazzo vero! Il totem del giardinetto! Un grande juventinazzo! È juventinazzo per eccellenza! Cosa volete dire gli interisti? Prego, cosa diciamo gli interisti? Attenzione che stiamo arrivando! Avete paura! Avete paura! Regalati un pitale per... Dire in Veneto! Sì! Sta tremando! Si devono tremare tutti! Regalatevi un pitale per Natale! Siete d'accordo? Sono d'accordissimo! Per Natale! Regalati un pitale per Natale! E vai! Forza Juve! Forza sempre Juve. E comunque! Andiamo a brindare! Sì! Un bel brindisi! Daniele è l'altro proprietario del giardinetto, lui è il fratello di Roberto, lui però è nato, sei nato un po' sfortunato, purtroppo. Daniele, no? Purtroppo sì. Tu non sei juventinazzo, sei nato tifoso del mio, vabbè, è una tua sfortuna, vabbè. Da in ogni famiglia c'è una sfiga. Qui la sfiga, veramente, ti sei un po' cercato, vabbè, però nonostante questo... Tu non sei un anti-juventino, giusto? Assolutamente. Anche perché piace in un covo di juventini non posso assolutamente. Famiglia anche di juventini, esatto. Non puoi. E proprio per dimostrare questa simpatia nei confronti della Juve hai preparato anche un piatto per i tifosi. È nero, del tutto, tu pensa. Che cos'è? Con del riso artemide nero e del riso bianco classico, visto che siamo nella patria del riso, alla parmigiana, e poi fatto la strisce bianco e nero. E ce lo vuoi far vedere? Subito. You better not cry. You better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's another. Come lo vogliamo chiamare questo piatto, Daniele, chef? Risotto Juve, no? Risotto Juve, manca lo scudetto però. Vogliamo metterci qualcosa di tricolore? Ci mettiamo lo scudetto. Dai, mettici lo scudetto. Va bene. Dai. Viva la sportività. Top, guarda. Semplicissimo, bianco, rosso e verde. E buon Natale. Forza Juve, buon Natale. Buon Natale a tutti i juventini, dai. Attenzione che stiamo arrivando. Avete paura? Avete paura? Roberto è l'altro proprietario insieme a Daniele, suo fratello, di questo splendido ristorante Il Giardinetto. Lui non diventa azzurro, potete vedere. Assolutamente. Di lunga data. Altro che. Ma come tu, tuo da quando sono nato? Ma tuo fratello è venuto. Beh, non importa, la sfortuna sua. Senti, qui in questo locale sono venuti tanti personaggi famosi. Assolutamente. Silvestro Stallone. Stallone, Senna. Steven Seagal. Poi anche Kelly LeBrock. Ma altro che. E poi anche tanti juventini. Assolutamente sì. Tanti juventini. E continuano a venire tanti juventini. Tipo? Fabrizio Del Conte, se l'abbiamo fissato l'altro sera. Il medico della Juve. Il medico della Juve. Ex giocatore marocchino. Poi noi aspettiamo. Siamo sempre qui che aspettiamo. Cioè, poi erano tanti tifosi della Juve, essendo tifosi, questo un po'. Assolutamente, abbiamo la sala privata per vedere la Juventus. Pure! Qua il bar è un privé, assolutamente. Senti, ma gli anti-juventini li fai entrare, gli dai da mangiare? Li facciamo entrare, purtroppo siamo obbligati, non possiamo farne meno. Però... Supplemento. Ah, ecco. Supplemento. Paga di più. È chiaro. L'inno più bello del mondo. Ma l'hai messo anche come suoneria? Sì. Mamma sì. Mia, tu li vuoi proprio bene. Esatto. È un orgoglio. Ma il vero totem bianconero del giardinetto è Graziano. Lo zio
di Roberto e Daniele, guardate come concerto, come cemento nel sfido, una maglia che lui stesso dice l'ha fatta benedire da chi? Da Papa, da Don Francesco di Carloforte, l'isola di San Pietro, che sono tutti juventini. Ah, cioè quando sei andato in vacanza sei andato a scomodare il prete per benedirti la maglia. Sì. E la chiamano la mamma. La Juve in Sardegna. Esatto, la mamma. E per te che cos'è la Juve? È la squadra migliore del mondo, è il mio cuore la Juve. Ecco, tu sei conosciuto in tutta Vercelli per la tua grande juventinità, tu hai fondato dei club qui a Vercelli, hai conosciuto tutti Vercelli. Ecco. L'hai fondato te? Sì, io e altri collaboratori bianconeri, juventini. E abbiamo fatto arrivare anche dei giocatori al bar nazionale tipo? Di Vercelli. Chi erano? Abbiamo fatto arrivare Sirea, Tardelli con gli amici, collaborazione, Altafini e tanti altri giocatori che sono mia in mente. Ma poi sono venuti anche qua i giocatori, al Giardinetto? No, al Giardinetto no, finora. Viene sempre il dottor Fabrizio Tencone e poi anche nazionale è arrivato Fabrizio Tencone, grazie a lui. Ecco, Graziano, per Natale, visto che siamo... Che cosa vuoi dire? Che messaggio vuoi lanciare, vuoi dire ai tifosi dell'Inter? Ah, i tifosi dell'Inter devono stare ben attenti perché non sanno che hanno la signora del calcio italiano o europeo di cui siamo andati in tutto il mondo, che li fa tremare, ma li fa tremare che saranno costretti a giocare con la paura e noi avanzeremo fino alla fine del campionato. Quindi è giusto quando io dico agli interisti fatevi regalare un pitale per Natale. Esatto. Perché se vi scappa un po' di cagarella, esatto, ce l'avete già lì. Esatto. Ecco. E a tutti i tifosi anti-juventini che cosa vuoi dire qui dal giardino? Cosa vuoi che vi dica a tutti i tifosi anti-juventini? Che dovranno aspettare il momento anche per loro quando vinceranno, se vinceranno. Perché attualmente chi vince sarà solo una squadra, la Juventus, la mia squadra del cuore. Anche noi vinceremo ancora. Ecco. Anche quest'anno? Sì. Anche nel 2016? Sì. Anche quest'anno. Bene, grazie. Vinceremo. Molto bene. Attenzione che stiamo arrivando. Avete paura? Avete paura? Vai. Ed eccoci qua, un gran brindisi per la trasmissione più bella d'Italia condotta da Marcello Chirico, J-Land, e un ringraziamento particolare al Giardinetto, Daniele Roberto e il grande tifoso juventino Piero. Grazie Piero, grazie Graziano e forza Juve! Viva la Juve! Viva J-Land! Tanti auguri! E viva il Giardinetto! E viva Graziano, Roby, Daniele, Piero, tutti! E Marcello? Auguri a tutti! Auguri! Auguri! Viva Cannella! Auguri! Viva la Juve! Viva il Giardinetto! Viva! Viva la nostra missione! Ma bravi! Giardinetto, bravi Mondino Brothers che hanno fatto questo video. E con noi abbiamo un ospite in più. Hai visto? Non poteva mancare per l'ultima puntata del 2015 di J-Land anche Matteo. Un applauso a Matteo! Un applauso a Matteo! Grande Matteo, che hai lanciato l'hashtag. Ah no, tu sei. Allora, tu hai mandato su Twitter, hai fatto. Ho fatto il fotomontaggio insieme al signor Giancarlo su Twitter, che è un grandissimo. Sì, però è anche ironico, gli fa anche sul Milan. E abbiamo fatto il nuovo cinepanettone per gli interessi. Ho visto Natale sul Vater. Sì, dopo si arrabbieranno mica la riga. Comunque noi lanciamo l'hashtag regalati un pitale per Natale, che deve essere l'hashtag di questo Natale fino a quando ricomincerà il campionato, perché poi vedremo come andrà la situation, no? Io sono ottimista. No, anch'io. Un super ottimista, anche loro sono super ottimisti. Sempre. Sì, mi è piaciuto Io ti tiro le orecchie, però. A me? Sì, perché io ti ho sentito, Cosa fatto? Meglio uscire dalla cosa. Ah, sì, quella cosa lì. Matteo! Ma sai che in tanti ti hanno scritto quel contro? Ma io rilancio. Ma no! Con la Lazio! No! Sì. Tutti
tutto bisogna vincere. Ma dai, tutto. Ma non è possibile. No, no, no. Noi dobbiamo provare tutto. Cioè, tu dici che adesso la prossima partita con la Lazio dobbiamo farci uscire. Via, via, via. Cioè, come ringraziamento per ieri sera. Sì, via, via, via. No, io no. Via, via, questo. Guarda che i ventinazzi che ti guardano si arrabbiano. Ma sì, ma è ovvio che uno dice voglio vincere tutto, il triplete, bla, bla, bla. Oggi, secondo me, quest'anno dobbiamo concentrarsi su vincere questo scudetto perché sarebbe uno dei più belli in assoluto. Medice cosa dice Enzo, Enzo Bonifacio, che da Messina, che ci augura buon Natale, dice: siccome gli anni scorsi abbiamo vinto gli scudetti con 15 punti di vantaggio, la federazione ci ha chiesto quest'anno di partire con meno 12 e dopo averli presi vinceremo con un vantaggio solo di 7-8. Enzo dal club John Charles di Messina. E lo salutiamo, ma mandateci anche dei selfie da laggiù. A proposito di selfie, andiamo a vederci quello chiaramente del nostro può mancare Delio. Prima che va via, no, che va via Iancazione. Delio non può mancare, non può mancare, soprattutto per chissà come ha festeggiato ieri la vittoria della Juve. Ma il è bagno quella di Pezzotta, l'avete già fatto vedere. Pezzotta c'è anche Pezzotta, lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo. Adesso tolgo solo la musica che mi stava facendo segno già la regia e andiamo con Delio. Vai Delio. Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di J-Land, dal vostro Delio Luis, The Postman. Allora, caro Marcello, Carpi Juve 2-3 con il brivido finale. Io ho visto una Juventus che ha cominciato la partita con poca concentrazione e l'ha chiusa negli ultimi palpitanti 5 minuti con altrettanta poca concentrazione. Inizio con poca concentrazione perché abbiamo perso tanti palloni facili a centrocampo ed è arrivato ovviamente il vantaggio al minuto numero 15 con Borriello che ha beffato sia Bonucci. Bonni oggi, diciamo che Bonni stava già con la testa ai regali di Natale, mettiamola così, caro Marcello. Comunque c'è stata una bella, veemente e rabbiosa reazione della Juve che l'ha battata con Mandzukic al minuto numero 18 e al 41esimo, sempre con Mandzukic, ha effettuato il sorpasso. Mandzukic, partita strepitosa, oltre al lavoro che ha fatto in attacco, due bellissimi gol, tanto aiuto a centrocampo e difesa, andando a prendersi dei palloni anche dietro. Poi in apertura di ripresa c'è stato il 3-1 di Pogba, ottimamente imbeccato in profondità da Marchisio, una gestione della partita con pochi patemi, ma poi, come detto, gli ultimi palpitanti 5 minuti, anzi gli ultimi, diciamo, 120 secondi, perché l'autorete di Bonucci, che come detto è incappato in quella che è stata molto probabilmente la sua, non dico peggiore partita, ma quella giocata con più sufficienza e poca umiltà, al 91esimo l'autorete, e poi abbiamo rischiato il papocchio finale. Comunque, così non è stato, ci siamo presi questi meritati alla fine, a mio modesto parere, 3 punti, settima vittoria consecutiva, 33 numero a noi caro, punti in classifica, e quindi noi faremo un Natale tranquillo e sereno. Quelli che stanno davanti e quelli dietro penso un po' meno. Detto ciò, vi saluto caro Marcello, vi rimando al prossimo video, a quello di mercoledì, nel quale vi farò una sorpresa con non ve lo dico, scoprirete nel prossimo video. Ciao a tutti, siamo lì, non mettete via il Malox Plus, io mi vado a prendere un Imodium perché oggi ho avuto un po' di cagotto finale. Ciao Marcello, ai prossimi video io guardo J-Land e fino alla fine, forza Juve, ciao a tutti. Delio, che finale epico, grande Delio, tanti auguri. A
proposito, Delio ha anche detto, scusa, ti mando un video. Ma il Twitter di Matteo non lo facciamo vedere. Aspetta, adesso andiamo in polizia, lo cerchiamo. Tanto abbiamo ancora un blocco. Delio ha detto, vi mando ancora un video natalizio per mercoledì. Mandateci i video con i vostri auguri, qualche cosa. Perché mercoledì ci sarà la giornata speciale dalle 16 alle 19 su Videogruppo e poi in replica il giorno dopo su Top Calcio alla stessa ora. Stai zitto. Ma perché? Quando vedo il genere, sta facendo lo sport. Allora, manda. Sto facendo lo sport. Lo sport. Lui è 20 anni che fa televisione. Anzi, che 20 anni? 50 anni. Non ha ancora i tempi televisivi. Allora. Vi stavo ricordando, mi ha distratto il numero, mandateci i selfie per mercoledì così li mandiamo tutti in onda e anche voi vi vedete, partecipate al grande happening bianconero dove ci saremo io di sicuro e Iacaccione ci sarà di sicuro, forse il Numa se si degna di prendere la macchina e di venire, Matteo invece ci sarà in collegamento da Torino, da Milano, ti chiamiamo perché lui deve lavorare sul tuo calcio. Andiamo in pubblicità e poi gran finale. Di nuovo qua, abbiamo ancora 8 minuti e 57 da stare insieme, abbiamo ancora, ecco, intanto sono andato sul profilo di Matteo perché voglio farvi vedere appunto quello che aveva trovato, eccolo qua, in collaborazione con quel genio del signor Giancarlo, ecco in anteprima, il cinepanettone natalizio degli interisti, Natale. Sul water ci sono grande Matteo, l'applauso Matteo, l'applauso Matteo. Sicuramente adesso si offenderanno, ci diranno che però ragazzi allora ragazzi voi vi volete anche incavolare, però ricordatevi tutte le volte che ci dite che noi siamo ladri, che noi siamo dopati, ma quelle non sono offese, dovremmo prendercela sempre e invece allora vi beccate Natale sul water e soprattutto regalatevi un pitale per Natale. Il nuovo hashtag che lanciamo su Twitter e che tu chiaramente seguirai molto. Andiamo a vederci un coro, il nostro amico che ci ha mandato il suo Fabio Pezzotta, un grande classico di Jay Land e soprattutto Fabio Pezzotta è l'ideatore del famolo strano, però stavolta mi sembra che si è messo solo vicino a una finestra, non l'ha fatto questa volta in bagno il bagno è occupato, Fabio Pezzotta da Bergamo. Buon pomeriggio amici bianconeri, video del post Carpi Juventus 1-3. Allora diciamo subito Bonucci ci ha messo lo zappino sia all'inizio che alla fine sul gol del Carpi, ci ha fatto saltare come un birillo, dico da Borriello che in certo senso dovrebbe anche sapere come gioca perché sono stati compagni di squadra per un certo periodo, si sono allenati insieme, non puoi dire che non sa come gioca Borriello, eppure ci ha fatto una figuraccia diciamo verso la fine, una sceverata autorete, dico. E poi nel finale quasi quasi gliela facciamo anche pareggiare, ho detto stiamo più attenti per porca miseria in difesa perché ultimamente ne abbiamo visti di tutti i colori, tra lui e Chiellini, cioè meditate, pensate, più attenzione, grazie, si è arrabbiato pure Buffon, ha ragion veduta diciamo. Dunque per il primo tempo dico l'abbiamo chiuso in vantaggio, diciamo meritatamente, anche se con qualche difficoltà in più del previsto, diciamo. Stavamo facendo una diventare più complicata di quel che si è dimostrata. Carpi che in un certo senso ha anche menato, perché hanno menato come dei falegnami. Dopodiché il secondo tempo, dico, per fortuna al quarto minuto è arrivata la perla di Pogba che ci ha fatto rilassare molto di più, diciamo abbiamo chiuso la partita, se non fosse che appunto sulla fine della partita dico abbiamo difeso un po' il cardiopalma, diciamo che errore di Bonucci e poi quasi quasi pareggiano, sono cose che non si devono fare, una Juve non le deve fare. Comunque sia, altri 3 punti li abbiamo fatti, ora momentaneamente siamo secondi aspettando le altre, sperando che arrivi ancora qualche goduria, diciamo qualche risultato favorevole. Natale un po' più allegro, diciamo saremo un po' più allegri. E ripartiamo nel 2016, come abbiamo finito il 2015 vincendo. Il primo posto non è lontano secondo me. Niente, mando un saluto a tutti, a te Marcello e agli ospiti,
Vi aspetto nel nostro gruppo di Facebook di Jayland, nel mio canale YouTube, e alla prossima, forza Juve. Fabio, questo era il video di Fabio. Fabio, no. Però, mio mio, cioè, Fabio. Dai. No, dai. Buon Natale. No, sì, buon Natale. Buon Natale. Non metterti le dita nel naso. Buon Natale, Fabio. Buon Natale. Non metterti le dita nel naso, Fabio. Mettile due. Buon Natale. Il mio cappello a tre punte. È partito. Vabbè. È partito, torniamo. Ma cos'è sta cosa, Cesare? È la sua nuova canzone. Io da piccolo sì? il prete ci faceva cantare a ecco. Tutti quelli, i ragazzi dell'oratorio, sì. Stasera, e lui cantava il mio cappello a tre punte. Pagherai per vederti all'oratorio io, veramente. No, Matteo, ma Don Luca di Ghisalba l'ho invitato. Ah sì? Matteo, vedi che io sono un uomo ad alto profilo. Ma non avevo dubbi, assolutamente. Allora, mai avuto il minimo dubbio, infatti, lo so. Voglio dire, io sono cattolico, religioso, vado a passare Natale in convento. Cioè, lo so. A me non interessa farli sapere queste cose qua. Però ma se le hai appena detto in TV. No, ti voglio dire, a me non. Cioè io non sciorino queste cose. Ma non sciorinare. Vabbè, leggiamo ancora qualche tweet, abbiamo 3 minuti e mezzo, leggiamocene ancora qualcuno. Jackson 96 dice: Marcello, sono sicuro che adesso gli interistici diranno che dobbiamo comprarci un pitale per Juventus Bayern. Ma fino adesso lo usino loro. È a febbraio, adesso lo usino loro. Poi c'è Marco, un salutone, tanto auguri da un bianco nero dentro. Bella questa immagine. Sì. Poi Megari del 1960 dice: alla fine Maradona ha sempre avuto ragione. Ma per cosa? Ma su Platini, ma piantala. Mirko Di Natale, nostro amico di Tutto Juve, viste le temperature un po' miti, ho pensato di anticipare. Ma non capisco perché poi c'è una foto forse? No, c'è una conversazione. Se fate le conversazioni tra di voi, poi dopo noi non capiamo. Tonio il Gobo, ciao ragazzi, il centrocampista ce l'abbiamo già in casa. Si chiama Lemina. Ritengo questo giocatore veramente forte. Auguri, grazie Tonio. Lemina ha avuto dei problemi fisici, non ti piace. Attenzione che poi quando fa gol poi ti dicono devi chiedere scusa. Complimenti per il video del concorso, tantissimi auguri a Marcello, Pompi, Matteo e tutti i Juventinazzi di un buon Natale. Ma non era il video del concorso quello lì che abbiamo fatto vedere? Ah, il video del concorso, quello in cui avevamo messo tutti quelli che avevano partecipato al concorso. Ah, l'abbiamo messo e lo rimanderemo magari in onda poi mercoledì 23. Va, dice pubblicità occulta al ristorante, ma per piacere, ma sono amici, ma smettila, va, smettila, tu, ma se sei juventino, mi sa di no. Davide Feloia, grande Davide, ciao ragazzi, vi auguro un felice Natale, un inizio 2016 spettacolare come la Juve, buone feste a tutta la redazione. Grazie Davide. Bruno, non c'è bisogno di aver fatto il corso di Coverciano per capire che se col Carpi giochiamo col 3+2, allora a Monaco ci mettiamo a 6. Bruno, cioè, veramente, se la ce ne mettiamo a fare noi adesso. Ma se li abbiamo già qua, gli allenatori ce li abbiamo già qua. Abbiamo già qua, siamo già pieni. Mister Sandré e Zanforlì e l'altro lì, ma basta, ma, anche noi sempre. Ma qui a febbraio muore un papa e se ne fanno 10 ma milioni di papi. Comunque anche Franco dice: non è per fare il tecnico, bisogna guardare avanti e non cullarci sulle vittorie. Ma state tranquilli che non ci culliamo. Fino a 6 fateci cullare, no? E poi ci manda una foto qua che non capisco io, dal signore e signora accomodati, lo spettacolo sta per cominciare, inchinati alla signora è solo l'inizio, però non capisco chi è quello in mezzo. Pavel Nedved. Va bene, abbiamo solo un minuto a questo punto, ragazzi, prima di tutto intanto buon Natale a tutti, buon Natale a voi e a tutti quelli che ci stanno guardando e che ci hanno guardato in tutti questi mesi. Ci diamo appuntamento allora per il grande happening bianco nero su videogruppo mercoledì 23 ore 16, dalle ore 16:19, poi andrà in replica il giorno dopo qui su Top Calcio in nazionale, stessa ora, giusto Michele? Dalle 16:19 andrà in replica quello che abbiamo fatto, ci divertiremo tantissimo, vedrete, verrà Iacaccione, forse il Numa, non Matteo, ma lo chiameremo perché sarà un grande happening festoso natalizio, quindi guardatevelo e mandateci i vostri selfie natalizi perché li manderemo tutti in onda come abbiamo fatto oggi per tutti quelli che ci sono arrivati.
auguri Walter, auguri a voi, auguri Numa, auguri buon Natale, auguri. Ricordiamo che Matteo ha lanciato l'hashtag insieme a me, regalatevi un pitale per Natale riservato agli interisti, ovviamente. Poi se vogliono anche partecipare anche i milanisti, i napoletani, i romanisti, i fiorentini, ben vengo. Buon Natale a tutti, ci vediamo mercoledì, ciao!